Buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay all'indomani della vittoria conquistata dal Pescara allo stadio Zecchini di Grosseto, una vittoria che arriva 35 giorni dopo l'ultimo successo sull'Olbia, una vittoria figlia anche della linea verde adottata dal tecnico Auteri, molti giovani in campo e così arriva anche il quinto successo con lo stesso punteggio di 2-1, una vittoria che ovviamente non deve illudere, ma che porta sicuramente un po' di serenità negli ambienti sportivi bianco-azzurri. Vado a salutare gli ospiti di questa puntata, ritrovo con piacere il direttore sportivo Ferdinando Ruffini. Buonasera Ruffini, Ciao Enrico, grazie per aver buonasera a tutti. accettato il nostro invito. Al suo fianco Totò De Leonardis, buonasera Totò. Buonasera. Un bentornato nei nostri studi anche al collega dell'ANSA Stefano Buda, buonasera, grazie per essere qui con noi. Un Buonasera. ben rivisto anche a Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, ed è un piacere anche riavere in studio il dottor Pietro Literio. Buonasera Pietro, ben Buonasera a rivisto. te e a tutti. Un saluto a Maurizio Dagu in regia, a Loris Bennato alle telecamere e da Andrea Costantini in studio con noi. Subito le notizie della Ciao giornata, Andrea. Enrico. Sì, per quanto riguarda gli allenatori, un momento chiaramente un po' complicato. Partiamo dalla Serie B, c'è stato l'esonero del tecnico del Cosenza Marco Zaffaroni, sembrava fatta per l'arrivo di Dionigi al suo posto, ma insomma l'accordo non sembra essere stato trovato. In corsa, oltre che Dionigi, restano Roberto Stellone e anche l'ex tecnico del Pescara Serse Cosmi. In Serie C esonerato il tecnico della Provercelli Giuseppe Scienza, vicinissimo all'accordo con un altro ex tecnico del Pescara, ovvero Franco Lerda. E poi da Pistoia non ci sono novità. Pistoiese prossima avversaria del Pescara. Ieri la sconfitta con il Gubbio, posizione del tecnico Sassarini che è al vaglio della società, ma al momento non ci sono ulteriori novità. Dunque si va verso la conferma, almeno fino alla gara di Pescara. Si stanno giocando due partite in Serie A, 0-0 tra Cagliari e Torino. In Serie C appena iniziata Avellino-Bari, big match del girone C, 0-0. In precedenza l'Empoli ha vinto in rimonta con l'Udinese 3-1. Grazie Andrea. Allora, dopo tanto tempo, un po' di serenità, vorrei iniziare subito con Totò. Insomma, Auteri si è salvato. Beh, penso di sì, insomma, voglio dire, anche se dobbiamo essere cauti, perché alla fine è stata comunque una partita più che soddisfacente, magari non ce l'aspettavamo nemmeno, voglio dire. Quindi sicuramente le novità, cioè soprattutto direi il ripescaggio di diversi giocatori che erano stati un po' tagliati, la Chiarenza che è stato un po' forse uno dei migliori, lo stesso Diambò, più il ragazzo vero riconfermato, insomma è stata sicuramente una. Quindi premiata la linea verde. Diciamo di sì, però voglio dire, non è una novità assoluta, nel senso che erano giocatori che un po' erano stati emarginati, lo stesso Diambò, se ricordiamo, l'ultima prova casalinga era stato anche trattato malissimo sia dall'allenatore che dal presidente. Insomma, Diambò ha fatto, secondo me, io credo che una delle fortune di questo cambio sia stata anche la squalifica di Rizzo, perché io ero molto scettico sulle qualità di Rizzo. Sembrava la panacea di questa squadra che doveva avere equilibrio, ma non era lui l'elemento giusto. Insomma, a me Diambò, a parte quell'errore fatto in un disimpegno, Alla fine, sì. però ha fatto, secondo me, un'ottima partita e credo che assieme a lui è cresciuto proprio pure Pompetti, che sicuramente è stato il miglior giocatore in campo. È una coincidenza che questa vittoria arriva con una formazione dove non c'erano giocatori dello scorso anno, per la prima volta nessun elemento del Beh, passato, penso che sia. Drudi, Zita, Galano, Mimusciaio, una squadra completamente priva di uomini del passato. Io credo che sia più che altro una coincidenza, almeno per alcuni giocatori, perché insomma questa squadra con questi all'inizio del campionato c'era pure entusiasmato, voglio dire, quindi non credo che sia quello. Il problema è trovare
riuscire a trovare questo, a ritrovare questo Brooke che si era perso. Quindi teniamo pure conto, insomma, che alla fine, se andiamo a vedere, hai battuto la squadra che è penultima in classifica, insomma, pure questo. Voglio dire, per andare cauti, però la cosa soddisfacente è che finalmente abbiamo rivisto una squadra che non vedevamo dall'inizio del campionato, insomma, capace di far gioco, di avere un equilibrio, ma anche mentalmente, voglio dire, a me è piaciuto proprio l'atteggiamento della squadra. Insomma. Ecco, agli altri chiedo, è difficile stabilire come sempre se è più merito del Pescara o del merito del Grosseto, anche se dobbiamo per onor di cronaca dire che a Grosseto hanno pareggiato squadre tipo la Reggiana, il Modena, il Teramo e l'Ancona. Il Grosseto non aveva mai vinto in casa, però aveva perso solo due volte. Quindi è vero che nel primo tempo soprattutto non c'è stata partita. Oppure Stefano, c'è dell'altro da aggiungere? Ma insomma, sicuramente parliamo di un avversario insomma, piuttosto modesto, insomma, si è visto poi anche nello sviluppo della gara. In altre circostanze aveva anche sofferto con squadre modeste. Esattamente, insomma, abbiamo fatto, insomma, la squadra ha fatto delle figure insomma, piuttosto diciamo deludenti al cospetto di avversari anche più modesti. Cioè, la Viterbese stessa insomma, si è imposta, cioè, ha imposto il pareggio a Pescara, ricordiamo gare come quella con la Fermana, quindi non c'è nulla di scontato in questi casi. E in ogni caso il primo tempo è stato decisamente insomma, convincente, si è vista anche proprio un'altra fluidità di manovra. Io credo che anche questa combinazione quasi forzata, no? Di indisponibilità, mancava insomma, Memushai per problemi fisici, Rizzo per la squalifica, abbia regalato forse anche un centrocampo che è il più logico in questa squadra, perché oggettivamente con Diambò e Pompetti, insomma, la palla è andata anche più veloce, più in verticale, insomma, c'è stata una vivacità maggiore che era mancata, diciamo, nelle gare precedenti. Sicuramente i problemi non sono tutti risolti, insomma, è una squadra che è evidentemente convalescente, però io credo che i due segnali che vadano colti da questa gara siano innanzitutto la validità della linea verde, perché anche Veroli, anche lo stesso Rasi, soprattutto in fase di spinta, si sono disimpegnati davvero molto bene, ma anche una conferma che per quanto io abbia delle grosse riserve, delle grosse perplessità rispetto a un modulo, a un'idea di calcio, quale quella proposta da Oteri con il 3-4-3, eccessivamente dispendioso, vabbè, questo è un discorso che ci porterebbe lontano, però è sulla strada, sul credo tattico che congeniale all'allenatore, che bisogna continuare se si sceglie di dare fiducia a questo allenatore, senza lanciarsi in esperimenti e in moduli che non sono Riccardo propri. Ti trovi d'accordo con l'analisi dei primi due amici? Non tanto, nel senso che abbiamo fatto un buon primo tempo, ma contro un avversario che ha rinunciato che non ha giocato, si sono messi dietro giocando, cercando di giocare il secondo tempo. Ho visto un Pescara che comunque forse, diciamo sì, leggermente meglio, ma non ancora la squadra che possiamo chiamare la squadra. Ho visto delle buone individualità sempre nel primo tempo, ma non ho visto questa. Se poi analizzo tutta la partita, compreso il secondo tempo, alla prima incertezza abbiamo preso gol, una partita che dovevi chiudere, c'è qualcosa che ancora non. Una squadra che per carità è in convalescenza, sta crescendo, però cresce lentamente, non mi ha convinto, al di là del primo tempo, anche il secondo. E ti dirò di più, è vero che il Grosseto, bisogna sempre capire quali sono i demeriti del Grosseto e i meriti del Pescara, però c'è anche da dire che quando abbiamo incontrato le squadre diciamo di ultima fascia, hanno sempre comunque imposto il loro gioco e noi l'abbiamo subito. Qua il Grosseto invece non ha imposto il proprio gioco, si è proprio messo dietro aspettandoci e giocando in ripartenza. E questo all'inizio ci ha fatto un po' gioco, però ripeto, pochi contrasti, poche triangolazioni, qualche individualità, non è. Per dare un'analisi a questa partita, la prestazione è sufficiente? Sei meno. Per darti però per darti una giusta valutazione, dobbiamo aspettare un'altra due gare. Questo siamo per vedere d'accordo. Se certo. Sicuramente una cosa di vantaggio c'è,
che senza Memuscià, il quale rallenta molto l'azione, la palla sul primo tempo andava un po' più veloce a centrocampo, e sui recuperi Giambò è molto più rapido, e quindi la linea verde su questo un po' premia. Dietro Literio, le tue idee sono più vicine a quelle di Riccardo o dei primi due amici, oppure sono diverse da tutte e due? No, secondo me ognuno ha detto delle cose importanti. Io posso dire la mia, che sinceramente sono più vicino a Riccardo, che la squadra non mi ha convinto. Pescara ha fatto molto pressing alto all'inizio, è stata aggressiva nel primo tempo e ha ottenuto poi dei risultati. Io ho visto che ha pressato molto, recuperava molto palla nei contrasti nel primo tempo, però quando vedo giocare il Pescara io spesso mi annoio. Quindi non è ancora squadra. Il secondo tempo, come diceva Riccardo, un po' lo conferma. Quindi mi sembra eccessivo. Sentiamo un tecnico allora, Ferdinando Ruffini. Come sempre i giudizi sono opinabili, sono diversi. Tu che lettura dai a questa partita di Grosseto? Io una lettura secondo me importante, fermo restando la partita di Grosseto, nel senso che la squadra veniva da una settimana molto difficile e ha reagito molto bene, e la cosa più bella è che ha reagito con una squadra fatta da molti ragazzi che hanno giocato con grande personalità. Mi riferisco ovviamente soprattutto a Pompetti, Diambò, anche Vero gli ha fatto una buona partita. Poi è chiaro che i problemi rimangono, le situazioni rimangono, le difficoltà rimangono, però ritengo che la squadra abbia fatto molto molto bene, soprattutto il primo tempo. Poi anche il secondo tempo, sì, non ha ripetuto la prestazione del primo tempo, però probabilmente è anche intervenuto un aspetto psicologico, di sicurezza, che ha rallentato un pochino l'importanza appunto della gara, e lì bisogna stare attenti perché i cali di tensione secondo me sono molto, molto determinanti. Andiamo a sentire una sintesi della conferenza stampa di Autere e poi la commenteremo. Siamo sempre in debito nei confronti di tutti, quindi questa partita la dobbiamo mettere da parte analizzando ciò che di positivo abbiamo fatto. Complessivamente la partita l'abbiamo meritata, perché complessivamente abbiamo giocato una buona gara, però lavorando anche sui difetti. Lei ha mai pensato di essere in pericolo nel vigilia di questa partita? Adesso al di là dei fantasmi. Ma guardate, quando si fa questo lavoro, ogni allenatore lo sa, in tutte le categorie, a tutti i livelli, che è sempre in discussione, però non è che uno si basa sui risultati, si cerca di lavorare e trasferire dei concetti alla squadra, quindi è quello l'argomento che prevale, il resto lascia il tempo che trovo. Quindi quando ho detto così, l'ho detto ieri, lo ripeto pure adesso, io fantasmi non ne ho mai visti, perché se uno dovesse inseguire i fantasmi non si campa più, invece occorre concentrare le proprie energie e le proprie sul lavoro, che è la cosa più importante. Oggi, volgendo un po' lo sguardo al futuro, l'obiettivo del Pescara qual è? Partita dopo partita avere voglia di migliorarci, saremmo degli idioti a pensare di poter raggiungere le prime, adesso saremmo poco credibili. Io penso che le cose più che dirle vanno dimostrate in campo. Proviamo partita dopo partita a dare il massimo, a fare prestazioni ancora migliori di queste, ad essere un po' più sereni senza diventare superficiali, però, perché questo è anche un limite di questo gruppo complessivamente, che è un gruppo giovane, e questo è l'obiettivo, e giocare bene a calcio. Grazie. Rivediamo, lo chiedo a Maurizio da qui in regia, per un attimo la classifica, quando siamo a due giornate dal termine del girone d'andata. Al comando sempre Modena Reggiana con 39 punti, al terzo posto il Cesena con 35, poi abbiamo al quarto posto l'Entella con 29, Ancona e Pescara con 25 punti. Allora, torniamo ancora per un attimo sulla partita, poi rivedremo cosa è successo in settimana, come si è arrivati a questa gara di Grosseto, anche per la posizione di Auteri, e poi sugli eventuali obiettivi. Ecco, Auteri sembrava ovviamente più sereno dopo la partita di ieri, e come diceva il collega Buda, un po' per necessità, un po' per convinzione, ieri ha inserito i vari Rasi, Veroli, Giambò, e quindi la squadra veramente molto molto giovane, perché sono scesi in campo molti
under. Ecco, è una strada da seguire una volta trovata la giusta fisionomia, perché poi in questo momento ci sono questi ragazzi che stanno andando bene, però poi c'è la necessità di tenere unito anche il gruppo, perché gennaio è ancora lontano. Totò. Ma sì, guardi, io ho un po' le eccessive critiche che ho sentito dai colleghi, mi sembra un po' fuori luogo, nel senso che non possiamo dimenticare come Pescara e Auteri sono arrivati a questa partita. Cioè, per Auteri era l'ultima spiaggia, per cui questa reazione sicuramente a me è piaciuta, anche le novità, per forza di cose, per questo ringiovanimento della squadra. A me la squadra sì, ha avuto, magari non ha brillato nel secondo tempo, però al secondo tempo. Cioè, non poteva esserci una metamorfosi totale tra un esatto, e pretendere questo. E a me invece mi è piaciuto tantissimo il fatto che questa squadra rinnovata, anche per forza di cose, perché lo ripeto, Clemenza era uscito dai radar di Auteri, nonostante fosse uno dei giocatori più importanti, almeno fin quando ha giocato. Diambò la stessa cosa, e poi Rasi, voglio dire, quindi è stato la risposta che ha dato la squadra in questo momento, per me è molto molto positiva, al di là di quello che può essere il risultato. È ovvio, che non devi dimenticare che hai giocato con Grosseto, il Pescara, per capirci, sulle 6 vittorie ne ha fatte 4 contro le ultime della classe, per cui anche questo può essere una cosa indicativa. Però la risposta che uno chiedeva in questo momento era proprio questo, ma al di là di, voi sapete, insomma, che io critica Auteri non è mai risparmiata, però chiaramente questa reazione credo che sia stata molto importante, ecco, e nemmeno troppo Riccardo, attesa, voglio dire. Pietro. Volevo precisare meglio il mio pensiero, sono d'accordo con Totò e con quanto è stato detto, però secondo me questa vittoria è sopravvalutata, perché più che la bravura e la reazione della squadra, che c'è, è più legata secondo me alla fortuna, perché abbiamo visto di fronte un avversario inconsistente, non ha mai tirato in porta il Grosseto. Quando ha iniziato ad alzare la pressione nel secondo tempo, il Pescara si è rilassato, ha segnato, ma non ha mai attaccato, ha fatto occasioni, sì, da gol. Sì, però ha avuto un'occasione, Grosseto, dai, non c'è stata partita, poi stiamo a parlare. Ma perché è inconsistente proprio? Ho capito, ma è inconsistente il Grosseto. Però dire che poi sto Pescara è crollato, all'improvviso è sparito, errore, non più. No, io non ho detto che è crollato e sparito. Probabilmente l'abbiamo visto in due partite diverse. No, non ho detto che è crollato e sparito. La reazione c'è stata, e soprattutto nel primo tempo, ma contro una squadra inconsistente. Come le altre, voglio dire. Però ad esempio i colleghi di Grosseto, che hanno visto un po' tutte le avversarie, hanno detto che è stata la migliore squadra vista a Grosseto come impianto di gioco, perché certo, nel primo tempo è innegabile che ci sono state delle manovre, una manovra molto fluida, tante occasioni non sfruttate, quindi questi miglioramenti sono evidenti. Sì, io non nego i miglioramenti, però con una squadra media o più forte sicuramente Pescara secondo me non avrebbe vinto. Riccardo, vuole aggiungere qualcosa? Tutto da vedere, pensiero, calcio, mai dire secondo mai, me, secondo me. Beh, certo, Riccardo. Secondo me. Ma no, la reazione c'è stata, però io, vedendo la partita, al di là che è una partita abbastanza... Io non ho visto la squadra, ho visto qualche individualità, ho visto belle giocate di Pompetti, ho visto un po' più di velocità al centrocampo, ho visto bene Ferrari, ha giocato bene anche Dursi, però non ho visto la squadra. Ma che intendi per squadra? Una squadra innanzitutto che si aiuta di più, che si aiuta, esatto. non si aiutano. Sono uno da una parte e uno dall'altra. Nel primo tempo hanno partecipato in maniera corale un po' tutti quanti, soprattutto a sinistra. Io ti dico Rasi. Tutta la partita. Vabbè, ognuno ride come vuole, certo. Io non ho visto, non è una squadra che con questa coralità ti fa vedere, ti dà delle certezze per il momento, però siamo sulla squadra. È anche vero che questa è la diciottesima formazione che mette in campo, che ci sono delle novità, ci sono dei ragazzi giovani che mordono il freno e che hanno voglia. Però alla minima difficoltà abbiamo ballato in una partita così, dove il Grosseto alla fine si è ballato sull'errore di Giambò. Ma guarda, già all'inizio del secondo tempo, il Grosseto è iniziato ad attaccare. Quindi noi ci siamo quindi Pescara la vince 4-0, insomma, questo è il discorso. Poteva vincere 4-0 se nel primo tempo sfruttava tutte le occasioni. Però che uno la vede in maniera meno positiva. No, tra l'altro positiva. Io vorrei anche ricordare a Pontedera, fondamentalmente la partita era stata la stessa nel primo tempo.
Però evidentemente se hai avuto la capacità di non concedere nulla al Grosseto, come non è successo a Pontedera, perché a Pontedera con la prima ripartenza ti hanno punito, sì, anche quella è un passo in avanti, evidentemente, ecco, merito alla squadra che ha concesso. Si è parlato molto del centrocampo, Pompetti ormai non è più una sorpresa perché è diventato un titolare inamovibile, Giambò in altre circostanze non aveva entusiasmato, esatto, ieri è stata la prima buona partita di Giambò, macchiata da quell'episodio nel finale. Sono due giocatori con caratteristiche che possono giocare in quel centrocampo così a due, diciamo, perché poi Zappella e Rasi fanno altro. Secondo me sì, cioè, andando, facendo un po' di questioni tecniche, è evidente che giocando con il 3-4-3, che ormai sarà il modulo definitivo, che ormai ha fatto capire, ma anche perché è la caratteristica dell'allenatore, sì, quindi ha sempre giocato, certo, così, no? Al di là di qualche cambiamento in corsa, è giusto che continui con quello. Di cui si è pentito però del cambiamento. Comunque, al di là di questo, i due mediani storicamente di Auteri sono due mediani abbastanza bloccati, forti fisicamente, giocano nel corto, e al Pescara, avendo un giocatore come Pompetti, che è, come caratteristica principale è un play in un centrocampo a tre, ecco, giocando a due è chiaro che a fianco avrebbe bisogno di qualcuno che gli dia un pochino più di sostanza, quindi Giambò ha le caratteristiche importanti per completare il Pompetti. Quindi secondo me hanno dimostrato che come caratteristiche possono giocare assieme. Poi è chiaro c'è tutta un'altra serie di situazioni, c'è il discorso di Rizzo, c'è il discorso di Memussai, che sono giocatori importanti, Memussai è inutile parlarne, ecco, però sono situazioni che alla lunga l'allenatore deve risolvere, secondo me. E a proposito di centrocampo, siamo proprio in collegamento con il giovane centrocampista del Pescara, Marco Pompetti, che ringraziamo e salutiamo. Buonasera Marco, grazie per aver accettato il nostro invito. Ri, buonasera, grazie a te. Intanto complimenti per la partita di ieri, un po' da parte di tutto lo studio. Ah, ecco, c'è Ruffini che forse conosci. Direttore... L'hai visto crescere? Con noi giocava sotto età, era il più bravo di tutti tecnicamente. Allora Marco, restiamo per un attimo al momento della squadra, poi parliamo di te. Almeno una settimana diversa dalle altre, un po' più di serenità, e questa gran partita da parte tua sta confermando il campionato che tu personalmente stai facendo. Non parliamo della squadra, ma almeno il tuo campionato è positivo. Ma se guarda la partita di ieri, abbiamo fatto un'ottima, abbiamo portato a casa i tre punti, siamo molto contenti di questo. Come ho anche già detto ieri, soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto veramente una grande partita, poi vabbè, nel tempo abbiamo più risultato, abbiamo cercato di concedere il meno possibile al Grosseto e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Riguardo me, sì, sono contento comunque del campionato che sto disputando e della partita di ieri nel particolare. Devo continuare così, cercando sempre di migliorare giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, e fare quello che mi chiede il mister, e aiutare, dare il mio apporto alla squadra come fanno tutti quanti. Senti, stiamo quasi alla fine del girone d'andata. Ti aspettavi di diventare un titolare quasi inamovibile di questa squadra? Ma comunque quando è iniziata la stagione con il ritiro e tuttora, so che siamo tanti centrocampisti forti, però io dall'inizio della stagione, da come abbiamo iniziato a lavorare con il mister, ho sempre lavorato forte e sto lavorando sempre forte per cercare, diciamo, partita dopo partita, di dimostrare al mister che posso ritagliarmi il mio spazio, che posso giocare titolare. Poi comunque le scelte, come sappiamo noi giocatori, le fa il mister in ogni squadra e noi dobbiamo essere pronti ad accettarle.
quando diciamo veniamo chiamati in causa dobbiamo dare il 100% e cercare di fare bene. Ruffini, quanto è cambiato dal Pompetti che hai conosciuto qui a Pescara? Il ciuffo dei capelli sicuro. E anche fisica, a parte sto ciuffo, cioè fisicamente. No, ma lui fin da piccolo aveva questa capacità tecnica, poi ovviamente deve crescere, lui lo sa che deve crescere, ma è un ragazzo molto ben educato, di buonissima famiglia, secondo me ha una carriera davanti molto luminosa. Marco, il ricordo di quegli anni nel settore giovanile sono indimenticabili ovviamente per te. Ma sicuramente sì, comunque sono state, diciamo, sono stati anni bellissimi, perché comunque quando sei ragazzo, diciamo, hai pochissimi pensieri, penso tanto a divertirti, e io ho avuto la fortuna di avere grandi direttori, tantissimi compagni con cui ho condiviso annate, stagioni bellissime, quindi mi porto dentro di me un ricordo stupendo. Senti, però ci devi togliere una curiosità, perché quando nel 2017 vieni convocato in sede per scegliere così la nuova destinazione, sia tu sia il tuo papà non avete avuto dubbi, si va all'Inter e basta, vero? Ma diciamo che non è proprio così, comunque io sono sempre stato un tifoso interista, però quando nell'estate del 2017 si è presentata l'occasione di poter andare a giocare, diciamo, in un'altra squadra, di poter dare seguito alla mia carriera, il presidente ha chiamato appunto me e la mia famiglia e c'erano, non abbiamo, diciamo, una buona connessione. 4-5 squadre, sì. Di me che voglio dire, avresti scelto l'Inter a prescindere, proprio per la tua fede da bambino. È stato un doppio regalo andare in un grosso club, per di più all'Inter. Mettiamola sì, così. Sì, quello sicuramente, ma devo ringraziare di questo, come stavo dicendo, devo ringraziare il presidente, perché comunque è stato lui, diciamo, è stata anche una coincidenza. Io comunque, che sono interista, ho avuto la fortuna di andare a giocare nell'Inter, e devo ringraziare il presidente, perché comunque lui è stato lui a coinvolgermi in questa scelta, perché secondo lui era la soluzione migliore, diciamo, quelle cose sono andate bene. E poi dici se risulta tutto vero, quel giorno a Milano, accompagnato dall'avvocato Federico Pace e da Alfredo Cremonese, oltre alla gioia di firmare quel contratto, anche di postare una bella foto con il tuo mito Zanetti. Ma sicuramente sì, comunque è stata un'emozione. Mi sentite? Sì, a tratti, non abbiamo un'ottima connessione, però ti sentiamo ora, sì. Sì, adesso... Mi sentite meglio adesso? Sì, però non ti vediamo, quindi adesso proprio non ti vediamo, prima almeno ti vedevamo. Hai premuto forse qualche tasto video? No, io... Vabbè, parla, poi mettiamo delle immagini tue, casomai, non è che... Ti sentiamo comunque. Ecco qui la foto con Zanetti. Ti vediamo anche adesso, bene? Ah, perfetto. Ah, sì, come stavo dicendo, comunque quando sono entrato in sede accompagnato dalla mia famiglia, accompagnato dai miei avvocati e dal presidente, diciamo, ad accogliermi c'è stato Zanetti. È stata sicuramente una grandissima emozione, perché comunque io, che l'avevo sempre visto dalla televisione, diciamo, che era il capitano della mia squadra, dell'Inter, è stata veramente una grande emozione. Mi ha fatto piacerissimo conoscerlo, incontrarlo, e poi comunque nei miei 2 anni a Milano l'ho visto moltissime volte, perché comunque noi, allenandoci alla Piano Gentile insieme alla prima squadra, lui era presente. Ecco, è vero che Spalletti squadra ti convocava in prima squadra anche per battere le punizioni, per mettere in difficoltà Handanovic? Sì, comunque c'è stato un periodo, diciamo, appena arrivato, che sicuramente il mister, diciamo, mi ha visto, e vedendo che comunque avevo un buon calcio insieme al preparatore dei portieri, mi chiamavano per dare una mano. Ti chiedo un'ultima cosa, poi ti faccio salutare dagli amici. Poi sei andato alla Sampdoria, una breve parentesi a Pisa, lo scorso anno a Cava dei Tirreni, però l'esplosione c'è stata quest'anno. Ma sicuramente, come ho già detto, diciamo, gli anni,
quando sono uscito dalla primavera sono stati, non dico negativi, però mi hanno fatto molto crescere, non sono stati dei migliori, però sono contento che quest'anno le cose stiano andando bene a livello personale, ma secondo me anche a livello di squadra, perché comunque abbiamo iniziato un percorso nuovo con un allenatore nuovo e con dei giocatori nuovi, e dobbiamo avere fiducia in noi stessi, stiamo facendo un grande lavoro e dobbiamo continuare così adesso, a parte questo periodo che diciamo spero passerà presto, e diciamo con la vittoria di ieri sicuramente dobbiamo dare seguito, però sono contento di come stiamo lavorando sia io che la squadra. Allora, un saluto breve a Popetti, perché abbiamo un minuto e mezzo ancora per tenerlo. Totò De Leonardis ha sempre parlato, vabbè, tutti quanti abbiamo parlato sempre bene di Pompetti, era difficile fare il contrario. Cosa ti sorprende di questo ragazzo, e se vuoi togliere qualche curiosità, Totò? Ma guarda, la cosa particolare che mi sta impressionando, perché io da ragazzino l'avevo visto e sapevo le qualità, a me ha sorpreso il carattere che sta dimostrando, sta prendendo proprio coscienza del proprio ruolo, tra l'altro dopo appunto esperienze non sempre brillanti, l'ultima a Cava dei Tirreni, insomma, poteva essere anche una mazzata pesante per un giovane che era arrivato al livello dell'Inter, insomma. Per cui, a parte le qualità tecniche, le abbiamo riviste subito, anche molto migliorato direi, ma soprattutto il carattere col quale ha tirato, che sta tirando fuori anche la partita di ieri, che era una partita delicatissima, non a caso è stato un po' protagonista della partita, secondo me proprio per questo carattere, per questa credibilità interna che io lo vedo crescere sotto questo aspetto, insomma. Sì, hai detto bene, ti ringrazio, perché sono tutte parole vere che mi fanno piacere. Sicuramente per fare questo lavoro c'è bisogno di una grande personalità, secondo me. Quindi, diciamo, soprattutto nei momenti di difficoltà, un giocatore deve diciamo farsi forza dei suoi punti di forza, e deve cercare in tutti i modi di reagire, avendo appunto personalità e dimostrandola in mezzo al campo. E secondo me in questo modo sia io che i miei compagni possiamo uscire da una situazione un pochino delicata, e la partita di ieri comunque ne è stata sicuramente la prova. Non è una novità, perché lo abbiamo ascoltato anche in altre circostanze, ma Pompetti dimostra personalità anche fuori dal campo, certo. E lo chiedo poi al professor Literi, uno psicologo, quindi questo è un ragazzo che è già maturo sotto tanti aspetti, no Pietro? Sì, l'aspetto della personalità è fondamentale, perché non basta il giocatore più bravo tecnicamente, ne abbiamo visti tanti di giocatori bravi tecnicamente ma che poi non sono riusciti ad adattarsi alla squadra, all'ambiente, quindi sì, la personalità fa parecchio. Posso fare una domanda? Velocemente sì, perché stiamo per lasciare. Salve Marco, volevo chiederle, lei dall'interno, secondo lei che cosa ha determinato la vittoria ieri? Cosa ha fatto la differenza rispetto alle altre partite? Cosa è cambiato secondo lei dall'interno? Può dircelo? Sì, assolutamente. Innanzitutto buonasera. Sicuramente la vittoria di ieri credo si sia vista una cosa fondamentale, che l'abbiamo veramente voluta a tutti i costi, soprattutto diciamo nel primo tempo quando abbiamo praticamente chiuso la pratica, è stata forse la cosa che più ci ha fatto arrivare ad ottenere i tre punti. Però comunque io ho già detto che noi ogni partita giochiamo come tutte le squadre, credo, per cercare di vincere. Poi sicuramente non tutte le partite possono andare bene, però riguardo la partita di ieri abbiamo veramente voluto con grande cattiveria, con grande forza e con grande carattere a tutti i costi i tre punti, e dobbiamo soltanto continuare così, perché non abbiamo fatto nulla, e se vogliamo veramente continuare e fare qualcosa di importante dobbiamo continuare così, con questa cattiveria che ce la dobbiamo portare dietro partita dopo partita. Quindi la forza, Stefano, di volontà. Buda, scusami Pietro, Stefano. Allora, buonasera Pompetti, innanzitutto complimenti, insomma in queste prime partite, insomma, sta dando ampio sfoggio delle sue qualità e insomma sta dimostrando che davvero ha poco a che spartire con questa categoria, e quindi in questo senso sappiamo bene che a gennaio diverse squadre anche di categoria superiore gradirebbero averla in rosa. Da questo punto di vista
vorrei chiederle, ma se la sente di garantire che fino alla fine del campionato resterà a Pescara? Buonasera, assolutamente sì, io penso soltanto a Pescara, penso soltanto a quest'anno a fare bene, sono contentissimo di essere appunto in questa squadra, che vabbè, tra l'altro è anche la squadra della mia città, e sicuramente l'interessamento diciamo di altre squadre mi fa piacere, però io sono, come ho detto, focalizzato sul Pescara, non vedo l'ora di giocare ogni partita con questa maglia, e assolutamente sì, riguardo alla domanda che tu mi hai fatto, ti dico sì, assolutamente 100% sono focalizzato sul Pescara, non penso ad altro. Andrea sì. Velocemente saluto Marco, buonasera Marco, una domanda buonasera. Molto di campo, intanto rispetto alle tue caratteristiche si diceva ma Pompetti non è adatto al gioco di Auteri, al 3-4-3 di Auteri, come ti sei calato con questo assetto tattico e che differenza c'è tra avere al fianco Memushai, tuo partner abituale, o Diambo come è stato ieri? Ma riguardo il modulo, io ho cercato sin da subito, sapendo che il mister giocava con due centrocampisti, con un 3-4-3, e quindi con diciamo in una maniera che io poche volte nella mia carriera avevo fatto, ho cercato sin da subito di imparare il più possibile, di capire al massimo quello che voleva il mister e di provare a riportare in campo poi quello che mi chiedeva. E secondo me comunque stiamo facendo bene, e anche io diciamo sto dimostrando che posso giocare in un centrocampo a due e non soltanto in un centrocampo a tre da vertice basso, da play. E vabbè, poi riguardo diciamo la differenza con Amadou e con Memu, sì, sicuramente diciamo tutti i giocatori sono diversi, quindi posso soltanto dire che mi trovo bene a giocare con chiunque, che sia appunto... Giochi tu, poi il resto si No, l'importante sì, la prima cosa è sicuramente il bene del Pescara, poi certo giocare più partite possibili mi fa piacere, però comunque tu giocatore devi anche capire con chi giochi, devi sapere le caratteristiche dei tuoi compagni e cercare appunto di farle rendere al meglio possibile. Ruffini, per chiudere, ma era così attivo anche nei colloqui già da bambino, sì? Oppure era più silenzioso? Un pochino più silenzioso, adesso... Va spedito. E di passaggio in comunque serie C, tutti ti fanno i complimenti e te li meriti. Io ti do un piccolo consiglio e poi ti saluto. Assolutamente. Siccome hai le qualità per fare 6 o 7 gol all'anno, almeno, tira in porta. Fra palle inattive, tira da fuori, hai il piede per fare almeno 6 o 7 gol all'anno. Marco, non è cambiato Ruffini. E lì fai il salto di qualità, quel martello definitivo. Che ti è conosciuto, vero? No, ma infatti a me, come dico sempre, fa piacere ricevere complimenti, ma sono non le critiche, comunque i consigli, comunque far notare certe cose che poi ti fanno crescere veramente, oltre tutti i complimenti e tutto quanto. Quindi il direttore lo ringrazio e sono d'accordo con quello che ha detto. Allora, chiediamo scusa all'ufficio stampa perché stiamo andando un po' in ritardo. Allora, un flash di Riccardo e un flash di Totò, ma proprio brevissimi perché abbiamo già superato il limite. Ciao Marco, che posizione preferiresti giocare? Davanti alla difesa o dietro le punte? O addirittura ipotizziamo una seconda punta? Risposta flash, Marco? No, vabbè, io sono un centrocampista, quindi mi piace impostare il gioco, toccare tanti palloni e cercare di far girare la squadra nella maliana migliore, quindi dico a centrocampo. Bene, Totò, flash? Flash, allora, sulle punizioni dal limite, c'è una gerarchia tra te e Memushai, chi deve tirarlo, oppure scegliete sul momento, insomma, solo in base alla posizione. No, non c'è nessuna gerarchia, ma comunque io so che Memu quando è in campo e comunque l'ha fatto vedere, calcia benissimo, quindi poi in base a come è messo il portiere, in base alla posizione dove capita di tirare la punizione, vediamo un pochino e decidiamo diciamo sul momento chi calcerà la punizione. Marco, l'ultima domanda complicata, lo scudetto lo vincerà? Non risponde. Io spero l'Inter. No, strano.
Marco, grazie, grazie per essere stato con noi, ancora complimenti, ringraziamo anche Max Mucciante dell'ufficio stampa, abbiamo un po' ritardato, ma ovviamente Marco è uno che sa parlare, sa stare bene anche fuori dal campo. Ti ringraziamo, saluti alla tua famiglia, auguri di buon Natale esteso ovviamente ai tuoi cari e in bocca al lupo ovviamente per il proseguo della stagione. Grazie ancora. Grazie mille Enrico e buonasera a tutti, grazie. Grazie. Grazie, allora un po' in ritardo andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio, tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 21:47 minuti, allora torniamo da Andrea Costantini, aggiornamenti sui posticipi? Sì, ce ne sono, in Serie A è appena iniziato il secondo tempo a Cagliari, Torino in vantaggio 1-0 con un autogol di Carboni, si sta concludendo il primo tempo elettrico a dir poco ad Avellino nel posticipo tra Avellino e Bari, girone C di Serie C, Bari in vantaggio 1-0, rete di Antenucci sul calcio di rigore. Torniamo all'attualità, torniamo a Auteri, quindi abbiamo parlato della partita di Grosseto. Stefano, questa settimana come è stata gestita, soprattutto nei confronti dell'allenatore? Avrai seguito le vicissitudini, i contatti con l'allenatore Oddo, in conferenza stampa già la vigilia, Auteri sembrava tranquillo, fantasmi non ne vedo, insomma che settimana è stata? Beh, in realtà credo che al di là delle dichiarazioni di facciata sia stata una settimana abbastanza calda, dove insomma Auteri sapeva di giocarsi tanto, diciamo, al di là di quelle che poi sono state anche gli attestati di fiducia, poi non so fino a che punto convinti o dettati dalla necessità da parte della società, però insomma un eventuale passo falso anche a Grosseto insomma sarebbe stato davvero troppo. Ora il clima è più sereno, insomma chiaramente i problemi non sono affatto risolti, c'è in qualche modo da dare continuità, anche se oggettivamente le distanze dalla vetta della classifica insomma pongono anche un problema sul senso del campionato da qui alla fine, anche proprio su come andare avanti, su quali motivazioni, su quale tipo di preparazione calibrare poi in vista del finale di campionato, perché è davvero difficile, poi anche lì, al di là di ciò che si suol dire, pensiamo alla giornata, però è fondamentale darsi anche una prospettiva. Ruffini, tu che hai lavorato per tanti anni con il presidente Sebastiani, ti ha sorpreso questa difesa anche ad oltranza nei confronti dell'allenatore? No, perché il presidente che io conosco bene, quando ha un'idea la porta avanti fino alla fine, quindi secondo me ha fatto anche una scelta giusta, se mi posso permettere, però fa parte del carattere della persona. E tu non l'avresti esonerato da quello che ho capito? Ma non l'avrei esonerato, io non lo avrei esonerato assolutamente, però è chiaro che da fuori le dinamiche interne noi non le sappiamo, però una squadra che è quinta in classifica secondo me sta facendo, tutto sommato, sta facendo un campionato discreto, è evidente che se hai davanti Modena... La reazione di Klinko forse è giustificata. Finire il concetto, chiarisco. è chiaro che se tu davanti hai la Reggiana e il Modena, che sono due corazzate, e secondo me sono più forti del Pescara in questo momento, perché bisogna anche dire la verità, perché se hanno 14 punti di vantaggio è evidente che hanno le migliori difese, hanno il miglior attacco, è evidente che hanno qualcosa di più. È chiaro che è un momento in cui la società, la città sta vivendo un'esperienza brutta, perché Pescara la Serie C non l'ha mai digerita. Noi eravamo secondi in classifica con i Voiagoni e venivamo contestati, quindi la verità è questa, Pescara la C giustamente non la digerisce, quindi chiunque allena, chiunque gioca, è chiaro che tu devi vincere tutte le partite. Se poi analizziamo il discorso un pochino più in generale, vediamo che il Padova ha fatto degli investimenti 6 o 7 volte più importanti del Pescara ed è secondo o terzo in classifica, è primo il Sud Tirol. Il Bari adesso sta facendo bene, ma fino a un paio di settimane fa era a 2 o 3 punti dalla prima. La Serie C è un inferno, è un campionato infernale. È evidente che ci si aspetta qualcosa di più dal Pescara, ma questo lo diciamo tutti. Però se noi pensiamo che il Pescara, perché si chiama Pescara, deve essere primo in classifica a prescindere, secondo me non è così. No, questo non lo chiede nessuno, no. Però come dici tu, dopo ti do la parola Riccardo, Modena e Reggiana hanno dimostrato di essere più forti, però è il Pescara che si ritrova in questa situazione. Lascia di essere più debole. Il Pescara davanti anche Cesena e Stella hanno dimostrato di essere più forti. Allora, il Pescara si ritrova in questa situazione perché è evidente che ha dei problemi, su questo non c'è il minimo dubbio. Però un allenatore che è qui da 3 o 4 mesi, secondo me,
bisognerebbe anche dargli il tempo di come a tutti gli allenatori, e poi venire da una retrocessione è una cosa devastante sia a livello economico, sia a livello tecnico e sia a livello ambientale. Questa è la verità. Poi è evidente che ci sono delle lacune, su questo non c'è dubbio. Dove si è sbagliato? Ma io non lo so dove si è sbagliato. All'esterno, ovviamente. Io mi riferisco ai numeri. È una squadra che fra gol presi e gol subiti e gol fatti è da quinto posto. Quindi diciamo che il punteggio sta rispettando quello che ha fatto sul campo la squadra. Ci sono margini di miglioramento? Assolutamente sì. Però, secondo me, le prime due posizioni al 90% sono blindate. La terza posizione è il Cesena, che è una squadra di categoria. Ha preso 9 gol, 10 gol, e il Pescara deve puntare almeno al terzo, quarto posto, e questo lo può fare, è indietro, però lo può fare. Scusate, Riccardo e poi Pietro, Riccardo e Pietro. Ti volevo dire, sull'analisi che hai fatto anche degli altri gironi, è vero sul Padova e sul Bari, ma erano sempre lì. Noi siamo completamente fuori dalle prime posizioni, abbiamo troppa distanza, non ci mancano 3-4 punti, quindi non siamo più padroni del nostro destino. Noi possiamo anche adesso, sperando di vincere 3-4 partite, ma non cambia il campionato. Tu parli per vincere il campionato? No, io parlo anche per arrivare al secondo terzo, noi siamo ormai staccati. Secondo terzi, il Modena e Reggiana hanno gli stessi punti, sono due squadre con gli stessi punti. Ma ti sto dicendo che noi abbiamo accumulato troppe partite negative e abbiamo un divario tale che adesso, anche se come magari fai fino ad Alancona vinci tutte le partite, vincendole tutte, comunque non ti avvicini perché il divario è troppo ampio. Assolutamente. Questo è perché hai troppe squadre davanti con troppi punti di differenza a te. Poi per quanto riguarda il discorso che dicevi, ti volevo dire, io onestamente il Pescara, per la tradizione che ha, per quello che ha, per tutto, veramente il campionato che sta facendo è molto, però lui ti dice non molto... vinci il campionato perché ti chiami Pescara, Bari o Palermo. Questo ho capito, però te la giochi. Guarda che il Pescara, al di là di questa vittoria striminzita che ha fatto, le ultime 5 partite è stata disarmante. No, le ultime 12 ha avuto una mezza retrocessione con un punto a partita. Dopo Pietro e poi Totò, un po' tutti quanti potete inserire. La retrocessione è un disastro. Sì, può esserlo, però lo dovrebbe essere. La Reggiana è retrocessa, quello volevo dire, lo è anche per la Reggiana, ma compensato con una buona organizzazione e con delle buone scelte, con una buona politica societaria, perlomeno azzeccata. E poi la piazza probabilmente non riesce a accettarlo, non è che non accetta questo quinto posto, è il modo come è maturato questo quinto posto, perché l'allenatore ha ammesso anche di aver fatto delle scelte orientate anche dall'ambiente, ha cambiato tantissime volte, abbiamo visto un gioco spesso confuso e anche lui ha ammesso una certa confusione, quindi è il modo come è maturato questo quinto posto, secondo me, che la gente non accetta. E poi sentiamo le nuove riflessioni di... Ma guarda, io ribadisco quello che ho detto sempre, cioè Pescara non è quello che esprime la classifica. Che voglio dire? Voglio dire che la squadra è stata gestita male, è una cosa che ho ripetuto più volte. La gestione di questa squadra è stata, a mio avviso, fallimentare, ma vale molto più di quello che ha fatto vedere. E quindi io credo che sotto esame ci sia sempre l'allenatore, perché al di là di tutto, cioè fare discorsi sulla rimonta, le cose, tutte chiacchiere che fanno il tempo che trova. Il problema anche il filotto. Anche il filotto. Il filotto. L'abbiamo detto tempo, il cambio di passo, l'abbiamo detto tantissimo. Il problema è capire se questo allenatore sia maturato, cioè riesca a tirare fuori il meglio da questo organico, che non è così scarso, vuol dire. Più con tutto sommato, insomma, è una squadra più o meno a livello delle prime per organico, non è che ci siano molte. Alla fine il problema, non dimentichiamo, Ferrari, che è il centravanti che ha fatto più gol, ha fatto più panchina che presenze, e Chiarenza ha fatto le prime 3-4 partite alla grande, poi è stato emarginato, Diambò addirittura cacciato via dalla prima squadra, cioè questa è stata gestita male, con i moduli, cambiano i moduli, eccetera, eccetera. Credo che questa squadra
possa dare molto, ma molto di più di quello che ha espresso finora. Per cui nel calcio, mai dire mai, se riesce a trovare una sintesi, un modo di cambiare, come questo avvio, che secondo me anche questo fatto che abbiamo ribadito larga e giovane, eccetera, non è che ha fatto delle scommesse, ha tirato fuori dei giocatori che a mio avviso sono della forza anche di questa Stefano Buda e poi Ruffini. Sì, no, io da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo con Totò, nel senso il valore dell'organico secondo me è nettamente superiore rispetto a quello che i risultati hanno detto fino ad oggi, anche se poi ci sono carenze strutturali, limiti strutturali, perché ma cioè, piccole carenze numeri, puoi risolvere a gennaio, voglio dire, solamente però a centrocampo, insomma, certo, è un fattore nevralgico, no, in questo gioco. Però detto questo, è lo stesso allenatore ad aver certificato, è ormai un mese che chiede in conferenza stampa sistematicamente scusa alla piazza, che quindi in qualche modo certifica un fallimento rispetto a quelle che erano le ambizioni originarie. È oggettivamente un tecnico in difficoltà. Io personalmente non solo l'avrei esonerato prima, ma non l'avrei proprio preso. A me dà l'idea di essere... La nostra domanda, sono d'accordo. Esonerato, non l'avrei mai preso. Sono d'accordo. A me dà l'impressione di essere un tecnico adatto a delle piazze dove magari non ci sono forti pressioni, in cui non c'è... A Bari, ma con risultati direi... Sì. Abbastanza simili a quelli che sta avendo qui. Sì, esatto. Mi sembra di capire, Ruffini, che secondo te con il tempo c'è ancora la possibilità di rimediare, di scalare qualche posizione in classifica? Beh, se non ci fosse la possibilità è meglio chiudere tutto, secondo me sì. Io ribadisco che il Pescara è una buonissima squadra, ha qualche punto in meno rispetto alle qualità strutturali della squadra, però altrettanto vero che secondo me non è una squadra che probabilmente non è una squadra che possa ambire alla promozione diretta. Quindi se noi consideriamo che è quinta e ha 3 o 4 punti da Lentella, posizione, però rivediamo la quindi secondo me il terzo posto è ancora lontano, il terzo posto è lontano, ma posto no. Dal terzo posto no. Dal quarto posto. Ecco, a 4 punti Domenica Centella Reggiana e il Pescara gioca in la casa con la Pistoiese. Sì. Cioè secondo me nel giro di 2-3 settimane potenzialmente può arrivare al quarto posto con un campionato, con un girone di ritorno da giocare e col mercato di gennaio, perché se non so chi lo ha detto... se questa squadra ha anche qualche limite strutturale, è chiaro che se tu a gennaio... Però lo diceva anche Autere, è inutile guardare molto lontano. È ovvio che l'allenatore deve dire, così. Però parlando così fra di noi, se questa squadra può fra un paio di settimane, fermo che è chiaro che se non vinci con la Pistoiese... Però al quarto posto significa al momento, e poi a gennaio con qualche ritocco, secondo me se la può giocare fino alla fine. Senti, ci sono delle analogie... Parlavi prima della stagione con Ivo Iaconi, doppio tentativo, perché il primo anno non si vinse per quel furto di Catania, poi confermato Iaconi e si vince il campionato. Sempre un inferno era, però lì la società investì con giocatori, lo stesso Iaconi era protetto dalla società, ci fu un buon lavoro di gruppo. Assolutamente. Quindi anche Iaconi veniva contestato, mi ricordo, in alcune partite. Ecco. C'è qualche analogia con quel periodo? Le analogie sotto tanti punti di vista ci sono, nel senso che noi anche quell'anno, noi primi in classifica, non eravamo mai, noi arriviamo terzi se non sbaglio, dopo una... C'è stato un periodo, però ecco, dopo Lotti tra il primo, il secondo e il terzo posto, ma è diverso. Sicuramente, però noi in quell'anno, alla fine arriviamo terzi se non sbaglio. Sì. Però avevamo le contestazioni. C'erano playoff diversi, però. Avevamo le contestazioni settimanalmente. La squadra, quando hai le contestazioni, non è semplice giocare, non è al di là di tutto. Sì. Oh, non è semplice. Ma il problema di fondo è che questa città, come giustamente fino a 3 anni fa faceva la Serie A, fino a 4 anni fa. Quindi è una città che non accetta la C. Quindi tu dovresti fare un campionato dall'inizio alla fine, primo, secondo. Non lo accetta in questo modo, io direi.
Non è che non accetta la C, non l'accetta in questo modo. No, se non fai primo o secondo, come dice lui, non l'accetta. No, perché se guarda che noi eravamo secondi o terzi, sì. Io mi ricordo bene. Noi gli allenamenti li facevamo con 5 macchine della Digos che ci scortavano durante gli allenamenti. Ma questo che significa? Significa che non è facile, perché poi il giocatore, chi reagisce in un modo, chi reagisce in un altro modo, chi si nasconde, chi non è semplice. Poi è chiaro che, tornando al discorso di adesso, è evidente che stare quinti e a gennaio pensare già di probabilmente già di non poter vincere il campionato, di lottare per vincere il campionato, non è una bella cosa. Però il dazio è chiudo, il dazio che si paga quando vieni da una retrocessione è un dazio che tu in Serie C te lo porti spesso per anni. Guarda il Bari. Il Bari sono 3 anni che fa degli investimenti importanti. E 3 anni che non esce dalla palude, perché ogni domenica è una guerra. Noi avevamo 6 derby quell'anno, 6 fra l'Aquila, Castel di Sangro, Giuliano. Ogni domenica era una guerra. Penso che avesse più un'identità di adesso. La squadra adesso non si vede una chiara identità in campo. Ci sono tante rotazioni, tanti cambi. Se non ha un'identità... È questo che non accettiamo, forse. Io capisco perfettamente. Però se una squadra non ha o ha poca identità, bisogna capire il motivo per cui non ha... È colpa dell'allenatore? È una squadra strutturata per le caratteristiche dell'allenatore? Cioè, non so se... Ci sono stati degli errori, sicuramente. Bisogna un attimino fare una... almeno secondo me. Poi è chiaro che... Però, mi posso rispondere? Posso. Ma certo, siamo anche voglio, a voce alta. Voglio dirti questo. Generalmente la squadra rispecchia l'allenatore. Questa squadra è una squadra fondamentalmente, tranne un paio di elementi, abbastanza molli. E ti porto un esempio. Pirlo, parliamo di Pirlo, quando giocava all'inizio non era capace di difendere, ma alla fine Pirlo era un con gli allenatori che ha avuto l'hanno trasformato in un grandissimo giocatore, soprattutto perché si difendeva anche. In questa squadra, se tu la vedi, a parte che un po' ti annoia, ma non, l'allenatore non gli trasmette la fame di giocare. È una squadra che è al di là della vittoria è ancora impalpabile. Le ho viste quasi tutte. Io non so la vostra impressione. La mia impressione è che le carenze, tra virgolette, di attenzione, bravo, non so se è chiaro il discorso, sono nettamente superiori alle carenze strutturali di modulo o di... Vero, verissimo. Secondo il mio punto di vista. Anche secondo me. Allora, noi abbiamo, dico noi perché io ho lavorato qui 16 anni, quindi mi sento professionalmente... Cioè, della famiglia. Della famiglia, esatto. Noi abbiamo perso 6 o 7 punti per delle situazioni individuali clamorose. Autogol, vero. Posizionamenti del corpo sbagliati che hanno causato rigori, palle perse, ieri è andata bene, però in altre circostanze una palla persa perdevi la partita. Vuoi dire lì l'allenatore c'entra poco? Lì l'allenatore, secondo me, non è che c'entra poco. No, c'entra molto. Lì l'allenatore c'entra come giusto che sia, però ribadisco... No, dico sull'errore individuale. Certo. L'errore individuale c'entra fino a un certo punto, perché se tu perdi palla a 3/4 di campo, se tu ti posizioni col corpo in maniera sbagliata, è evidente. Questo è il mio pensiero. Se tu cambi 15 formazioni su 16, non è che è facile trovare queste intese. L'errore individuale è più facile farlo se tu cambi modulo, sistema di gioco, giocatori, eccetera. Certo. Mica è facile. Cioè, la squadra non è che nasce per grazia divina, perché così. Gli errori individuali nascono, secondo me, soprattutto per quello, per il fatto che non c'è stata mai una continuità nel questa set di squadra. Noi non l'abbiamo ancora visto definitivo. Tutte le squadre ce l'hanno, no? Anche i tempi di Ivo, voglio dire. La squadra era quella, poi fai qualche cambio. La puoi migliorare soltanto con l'intesa, se la squadra ha dei valori, ma se tu la cambi continuamente, cambi modulo, cambi adesso anche con i 5 cambi, ancora peggio. Ma sicuro, il problema vero è la gestione di questa calcio di squadra. Totò. È questo che sbaglio. Sono d'accordo, Totò. E se tu hai visto le partite, quando noi veniamo aggrediti,
noi abbiamo delle difficoltà. Ma perché tu hai vinto a Grosseto perché Grosseto non c'è aggredito. Ma perché, noi aggrediti siamo. Ma perché le caratteristiche della nostra squadra sono caratteristiche di palleggio, Brasile, di qualità. Queste sono le... È chiaro che se giochi con squadre tipo Grosseto, Pontedera, è ovvio che gli altri non possono metterla sul piano tecnico perché vengono asfaltati. La problematica, tra virgolette, secondo me più importante, è l'aspetto, al di là delle questioni tattiche, se l'allenatore cambia 15 volte la formazione, evidentemente avrà i suoi motivi. Ma no, io non lo so, c'è non sbagliati. Mi permetto di giudicare. Scusa, no, io lo giudico, ti voglio dire, tu me lo devi dire. Se cambi 15 formazioni e fai 5 cambi ogni partita, mi fai capire. Cambi che, no, 5 cambi, ha fatto pure 3 cambi dopo il primo tempo. Tutti, primo. Vabbè, ma dai, su, voglio dire, non è facile trovare l'intesa di una squadra, voglio dire, tu devi avere una continuità tecnica, tattica, l'intesa, voglio dire. L'intesa, Totò, scusami, e chiudo perché l'intesa di una squadra è una cosa, l'errore individuale, cioè il passaggio sbagliato, la postura del corpo, la disattenzione su una palla inattiva, è un'altra cosa. Io ritengo che con un po' più di attenzione, con un po' più di concentrazione, questa squadra, con tutte le difficoltà, con qualche difetto, eccetera, eccetera, questa squadra secondo me poteva avere almeno 5-6 punti in più. Con 5-6 punti in più eri a 6 o 7 punti gestita dalla seconda. Gestita in maniera diversa, ti ripeto. Ma la gestione non mi permetto di giudicare. No, no, hai giocato pure a pallone. Aiuto in mezzo al campo. Dietro di te, perché molte volte Altieri a fine partita soprattutto ha sottolineato una difficoltà da parte anche dei senatori di non reggere questa pressione, di non essere preparati mentalmente a questo tipo di campionato. Che chiave di lettura dà Pietro Literio, che poi è uno psicologo e quindi ci può essere più utile di... Ma Altieri più volte ha parlato di giocatori che dopo diverse sconfitte iniziavano ad avvertire l'insicurezza, quindi l'ha proprio detto chiaramente, sull'insicurezza in campo ti fa perdere attenzione e concentrazione, commetti gli errori individuali, ma come si allena la concentrazione, come si recupera la sicurezza, non ce lo dice. Lui dice che c'è bisogno di giocatori più sicuri, ma come si rendono più sicuri? E lì ci vuole una competenza di tipo diverso, che non è solo tattica, ma bisogna saper lavorare sulla fiducia, sulla motivazione e sulla sicurezza del giocatore, con delle tecniche ben specifiche. Il famoso gruppo, come nasce? No, non è solo una... gruppo, l'allenamento, Totò, è sia individuale che di gruppo. Come nasce in mezzo al campo? Il gruppo, quando diciamo il gruppo, come nasce? Fammi capire, nasce dall'intesa, dal fatto di conoscere, dal sapere... Molti dicono che nasce dai risultati. Vincere aiuta a vincere. No, ma il gruppo nasce in questo modo, voglio dire, nell'intesa tra di loro. Però non è che le squadre nascono... Scusami, Stefano, no, io volevo dire, dal mio punto di vista, secondo me una delle problematiche alla base di tutto invece risiede proprio nel modulo, cioè nell'approccio tattico, perché dal mio modo di vedere è un calcio eccessivamente dispendioso, cioè che richiede anche un tipo di rosa con determinate caratteristiche, con qualità, ma anche con tanto dinamismo. Però ha cambiato più anche moduli. Anche se noi andiamo a vedere... In Serie A, cioè la massima espressione di questa idea di calcio, cioè magari può essere l'Atalanta. Cioè è una squadra che ha giocatori importanti, cioè è chiaro che tutto è rapportato poi alla categoria. Uno dei moduli più però ha elementi aspetta, e di rotazione dopo. Ne fanno tanta. Di rotazione dopo, ne fanno tanta. Sono sei anni che l'Atalanta, te ne accorgi dopo che è forte. Hai preso tutti i giocatori sconosciuti, da Caldara in poi. Che però hanno le caratteristiche. Poi... Sì, però te ne accorgi dopo. Certo. Non è, te ne accorgi dopo. Però la base si vuole. Ma le ha provate tutte. L'insicurezza giochi di squadra, non puoi prescindere dall'intesa. Fanno tanti cambi, proprio perché è appena perdi palla sei sempre in inferiorità numerica su tutte le partenze per le prime 10 giornate. E questo è la difesa ne risente, quindi diventi insicuro. Poi termino, l'ultima cosa, ma te la dovevo dire. Ricordiamoci che Altieri ha cambiato tre attaccanti. No,
sempre sul suo ragionamento, ci mancherebbe. Ha già cambiato tre giocatori a fine primo tempo, i tre attaccanti, e ne ha messi altri tre. Mai visto Tredimi vincendo 1-0, cioè mai visto nella storia del calcio una cosa del genere. Andrea, cioè, questo non è che tre a sicurezza, poi li devi gestire questi giocatori. Bellissimo di Secondo Joao me. Pedro, dunque 1-1 tra Cagliari e Torino, mentre in Serie C da poco si gioca il secondo tempo ad Avellino, sempre Bari avanti 1-0. Qualche minuto di pubblicità e poi l'ultima fase di replay, a tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli
Zanelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22, 18 minuti, ultima fase di replay, andiamo un po' di fretta, ripartiamo da Andrea Costantini. Andrea, novità? Non ci sono novità, tutto invariato, Cagliari-Torino 1-1, Bari sempre avanti ad Avellino 1-0. Guarda, ti lascio subito qualche domanda da fare al nostro ospite Ferdinando Ruffini, sì. Anche sul settore giovanile, perché lui... Ok, allora io parto con la prima squadra e poi passo al settore giovanile. Sì. Quindi, in questo momento, qual è l'obiettivo più reale per il Pescara, tenuto conto che ormai le prime posizioni sembrano irraggiungibili, ma c'è un percorso di crescita che può portare a cosa? Non ci sono alternative, cercare di fare il meglio possibile in funzione degli eventuali playoff. Forse lui si riferisce anche al mercato di gennaio, Andrea? Passando magari anche dal mercato di gennaio, sì. Ma io non lo so, il mercato di gennaio, cioè cosa servirebbe? Ma io non so, questo ovviamente sono cose che sanno gli addetti ai lavori del Pescara. C'è una situazione anche, diciamo, di smissioni, no? Mi sembra di leggere che sì. Ci sono molti giocatori che... Ecco, su Galano è stata fatta la scelta, perché Galano è ai margini della rosa, sì, la versione ufficiale è quella dei infortuni, Marilungo e Galano, ma soprattutto Galano. Valdifiori va in panchina, quindi sta buono, ha un ruolo. Sì. Quindi non si vuole sbottonare. Sì, dai. Invece, per quanto riguarda il settore giovanile, che insomma ha sfornato tanti prodotti importanti, visto che Nando Ruffini è stato anche protagonista da questo punto di vista, però la retrocessione che danno ha procurato effettivamente allo sviluppo del settore giovanile? È un danno enorme. Un danno enorme perché sei costretto a ridurre, sei costretto ad abbassare la qualità di quello che secondo me è, anche soprattutto per Pescara, una cosa che negli anni è stata molto ma molto importante, anche prima ovviamente che arrivassi io. Soprattutto prima che arrivassi. Ecco, sul divorzio con i vari Geria, Di Battista, che idea si è fatto, Ruffini? C'è stata una rivoluzione anche in quel senso? Ma io non ti dico la verità, io sono amico di Tonino Di Battista e abbiamo lavorato insieme per 6 anni al settore giovanile. Mi baso su quello che è stato scritto sui giornali, cioè Tonino ha avuto un'altra opportunità, la scelta. Per quanto riguarda Geria non ho la minima idea. Però è chiaro che, tornando al discorso del bagno di sangue in Serie C, anche sotto questo aspetto è una cosa devastante. C'è la primavera che comunque ha pareggiato l'ultima partita con la Juventus, almeno si è tenuta questa Serie A, si sono limitati un po' i danni, perché col vecchio regolamento non si poteva nemmeno disputare il campionato di Serie A. Ecco, daresti spazio, adesso senza fare nomi, a qualche giovane in più? Ma ce ne sono già tanti, Enrico. Io poi i giovani della primavera non li conosco. Ce ne sono già tanti e stanno dimostrando anche personalità. Quindi non conosco quelli che adesso stanno giocando nel campionato primavera. Andreste avanti con la linea verde per la prossima partita con la Pistoiese, Riccardo? Beh, confermeresti questa squadra, sì, oppure sì, i vari Drudi, Meunchain, Zitali, che metteresti dentro? Onestamente Drudi, se rientra, lo metterei al centro della difesa, perché Drudi era una delle poche garanzie che avevamo. Per quanto riguarda Meunchain, onestamente no, nel senso che visto come ha giocato soprattutto il primo tempo la squadra, che ha corso un po' di più, ha recuperato più palloni, onestamente potrebbe anche subentrare a partita iniziata. Non lo farei rientrare, ti dico la verità. Pietro, per me Drudi è un lusso da cui non si può prescindere, e poi io cercherei di recuperare un giocatore come De Marchi. De Marchi secondo me non può stare in panchina, un giocatore del genere. Vi ricordate che gol ha fatto nelle ultime partite davanti all'area? Però stop tutti e vogliono gol. Poi che gioca Ferrari, se gioca... Ma possono coesistere secondo me, però torniamo sempre al problema allenatore. Beh, anche bisognerebbe cambiare. Inizia a essere anche un po' tardi però. Per cercare di cambiare un po' le cose, purtroppo adesso. Stefano? No, io direi che la linea intrapresa è giusta, e anche
il centrocampo, sono d'accordo con Riccardo, mi sembra quello più logico con Diambo e Pompetti, per caratteristiche, non certo perché insomma poi le qualità di Memusciai non si discutono, anche se gli anni iniziano anche a farsi sentire per certi aspetti, però per quello che si è visto, per quello che ha espresso la squadra, secondo me può essere un buon viatico anche per il proseguo della stagione. Ripeto, benissimo anche Veroli e Rasi, due giocatori sui quali si può puntare, che stanno dimostrando sicuro affidamento. Certo, Drudi, insomma, anche per esperienza, per gestione di determinate fasi, può essere un giocatore comunque importante e difficile, insomma, da mettere. Totò, vengo da te. Andrea Costantini, levi un dubbio, perché Veroli, tu hai parlato con il giocatore. Sì, ho parlato con lui, mi ha detto è Veroli. Veroli, allora, chiedo venia. Finalmente, no, ma tutti chiamavamo Veroli. Come Memusciai. No, Causio. Totò, adesso a prescindere dai nomi, l'importante è che ci sia finalmente una squadra, non dico definitiva, ma che abbia 10-11, poi sta l'allenatore a scegliere. Questo gioco della formazione non mi piace, perché quello è il fantacalcio che fanno anche i miei nipoti a 12 anni, voglio dire. Beh, la formazione giusta deve fare cautele, il problema vero, lo continuo a ripetere, è la gestione di questa squadra, e quindi mi aspetto un segnale diverso dall'allenatore rispetto a quello che ha fatto finora, cioè, anche perché insomma, tutti quelli che stanno in questo studio, nessuno ha visto mai un allenamento della squadra, perché chiaramente non è come una volta che si andava allo stadio, quindi nessuno vede niente, e quindi non sai, giudichi solo in base a quello che vedi in quei 95 minuti. Credo invece che sia il best allenatore a trovare, se è in grado di dare continuità tecnica e tattica a questa squadra. Il problema è solo quello, poi le formazioni possiamo fare tutti quanti. Ruffini, ecco, tu segui tutte le partite della Serie C, perché ovviamente sei un appassionato di calcio, ma cosa serve per vincere questo campionato infernale? Cosa serve? Non c'è una ricetta, ma sicuramente è fuori dubbio che il campionato più difficile in assoluto. Più difficile perché sale una squadra. Come caratteristiche, cioè, bisogna essere, non so, coperti in difesa come il Sud Tirol. Ma non conta dei nomi intanto. Ma assolutamente. La solidità è la cosa più importante. Su questo non c'è il minimo dubbio. L'esempio può essere la Ternana l'anno scorso. La Ternana ha fatto 90 punti. All'inizio della stagione non è che pensava che la Ternana avrebbe stradominato. Certo. Quindi ha trovato un assetto, un equilibrio. Anche sul Tirol gioca da tanti anni con gli stessi uomini. Gioca con gli stessi, è una squadra solidissima. Ha preso 5 gol in tutto il campionato. Io penso che poi alla fine contano i numeri, fra gol fatti e gol subiti. Il tuo vecchio Padova anche quest'anno rischia. Il Padova rischia, io penso che mi auguro che vada in Serie B, cioè calcola che negli 11 di base ce ne sono 8-9 che hanno sulle spalle 150-200 partite di Serie B, e ce ne sono un paio che hanno anche 100 partite in Serie A. Hanno preso Aieti, il difensore che ha giocato col Torino 2 settimane fa, e fa fatica, domenica pareggiato con l'ultima in classifica. È un campionato, il Pescara prima ne esce meglio è. Beh, e non è un caso noi che noi abbiamo un esempio di calciatori con una bella carriera, Valdifiori, 300 presenze in Serie A, non gioca. Ma non è un caso, è successo più di una volta che chi vince il campionato di Serie C, confermando l'80-90% del gruppo, vince anche il campionato di Serie B. Quindi il problema è il Parma, il Modena con De Biasi. Sì. È un campionato difficile, per fare le guerre. Cioè, ti aspetti, poi ti chiami Pescara, cioè, non è semplice. Ecco perché ci vuole compattezza da parte di tutti. All'esterno noti un ambiente come sempre polemico, con le contestazioni, l'avete vissuta anche in prima persona, fanno parte un po' del gioco? Fanno parte del gioco e secondo me, fatti in maniera giusta, aiutano. Poi è chiaro che se c'è una contestazione verso il presidente prima di una partita, non so quanto possa essere costruttivo secondo il mio punto di vista, però
ripeto, Pescara non può stare in Serie C, è difficilissimo risalire, perché poi l'ambiente non ti aiuta perché non accetta la Serie C, giustamente. Tu sei rimasto molto legato a questa società? Sì, assolutamente. Alla città. Hai vissuto gestioni diverse, sì, la Cibiglio, Oliveri... Anche Pincione, quindi li hai visti un po' tutti. Sì. No, ma... Quindi il primo risultato che chiede è quello del Pescara. Ma io la vedo la partita, quindi non è difficile. Attendi ancora quel famoso progetto per poter eventualmente tornare in pista? Difficile trovarlo. Non ho l'ansia alla prestazione, no. Quindi seguo con affetto tutti, poi se dovesse succedere qualcosa di importante avrei piacere, ma non ho l'ansia di questo. Pietro, chiudo con te, come finirà quest'anno? Bella domanda, Enrico. Lo vedremo secondo me nelle prossime 2-3 puntate, perché se il Pescara veramente è cambiato... Adesso ci sono 3 partite prima di Natale, poi ci sarà la sosta, le ultime 2 di giornata d'andata, la prima di ritorno ad Ancona. Ecco. Queste 3 gare possono dare un quadro più preciso? Secondo me sì, perché una rondine non fa primavera, adesso vedremo se il Pescara è stato fortunato o è stato invece più bravo ed è cambiato qualcosa. Lo Riccardo? Vedremo. Vero, queste 3 giorni fino a Natale sono importantissime. E ti dico la verità, speriamo di fare abbiamo tutte le... Pensavo un buon Natale. Che no, sicuramente facciamo 3 vittorie, facciamo un buon Natale, assolutamente tutti. No, però sono 3 partite alla portata, non incontri nessuno. Pistoiese, poi si va a Imola per l'ultimo. Con l'Imolese e poi l'Ancona in casa, e l'Ancona. Ancona, quindi 2 trasferte, Imola e Ancona, che è la prima di ritorno. Però l'unica un po' difficile è Ancona, il resto dovrebbe essere... No, sicuramente, tutte le partite, vista la condizione di classifica in cui ci si trova, a questo punto diventano dirimenti. Perché altrimenti, insomma, se si continua a sbagliare il campionato rischia di trasformarsi davvero in un calvario in attesa di questi ipotetici playoff che poi sono davvero una lotteria per aspetti diversi. Quale allenatore ti ha sorpreso nel girone del Pescara? Ecco, lo scorso anno è stato premiato... No, per il campionato dello scorso anno è stato premiato con la vittoria dell'Ancona, che si sta riconfermando. Con la io lo seguo, ho visto il Materica l'anno scorso e l'Ancona quest'anno. Con la vittoria probabilmente è quello che sta dando più un'impronta di gioco alla squadra. È un ottimo allenatore. C'è anche Diana della Reggiana, è un tecnico emergente. Sì, lui ha fatto bene anche con Lorenate l'anno scorso. Sì. Sta facendo bene anche Fontana a Limolese. Ci sono alcuni allenatori, anche l'allenatore del Sud Tirolo è molto bravo. In classifica Auteri dove lo metteresti? Ma Auteri parla la sua storia, ha vinto campionati, non so adesso in che situazione, io non lo so, però secondo me è un ottimo allenatore. Allora Andrea, chiudiamo con l'ultima notizia che riguarda la società del Pescara, per cosa? Perché il Pescara si è aggiudicato il bando per la gestione dello stadio Mastrangelo di Montesilvano, si era già avvicinato a questa gestione qualche tempo fa, poi ci furono delle polemiche, oggi l'ufficialità di questa assegnazione, come dichiarato anche sul sito il presidente Daniele Sebastiani, sarà utilizzato molto per il settore giovanile e probabilmente il più presto possibile saranno giocate le partite del campionato primavera del Pescara. I posticipi non sono finiti, no? No, in Serie A siamo alle battute finali, sempre 1-1 tra Cagliari e Torino, mentre in Serie C Bari sempre avanti ad Avellino a 18 minuti dalla fine, 1-0 rigore di Antenucci. Grazie a Pietro Literio, grazie a Riccardo Crinco, grazie a Stefano Buda, Totò De Leonardis, grazie a Ferdinando Ruffini, spero di riaverti a fine trasmissione, a fine campionato, per avere magari un quadro più bello, sempre più positivo. Grazie a Andrea Costantini, a Loris Bennato, a Maurizio Daguì. Ci vedremo lunedì prossimo, sempre alla stessa ora. Grazie per averci scelto.